Finalmente, dopo tanti mesi, ci facciamo una bella chiacchierata davanti alla cinepresa. Caro Claudio, allora dobbiamo annunciare all'universo mondo Frusinate e in generale Ciociaro che torniamo in pista per un paio di mesi, questa collaborazione riprenderà. Direi proprio che sia dopo perché abbiamo un sacco di cose da fare. Abbiamo già potuto constatare che, insomma, qua, voglio dire, manca un contributo come il nostro piccolo, comunque, insomma, un contributo che in qualche modo orienta anche l'informazione, no? Perché, diciamo, abbiamo la libertà, non perché siamo più bravi degli altri, No, assolutamente perché abbiamo la diciamo. libertà di dire cose che gli altri magari sono restii a dire, no? Esatto, una serie di circostanze oggettive e soggettive per cui noi diciamo, non possiamo, diciamo delle cose. E diciamo che in questi mesi di ozia letteraria, contrapposta I ai tuoi ozi miei ozia letterari, letteraria, io ho fatto un altro tipo di ozi, vabbè. sì, ho capito, ozia è contrapposta a negozia, o meglio, negozia è contrapposta a ozia, no? Oh, nel senso che ci sta chi fa i negozia. E noi invece, bene o male, abbiamo fatto gli ozia, in quel senso lì. Vabbè, io nei miei ozia ho frequentato, diciamo, il nostro grande maestro, che è Dante Alighieri. Esatto, infatti traiamo spunto proprio dal maestro, dal sommo maestro, e la metafora che utilizzeremo in questi mesi di campagna elettorale e di rinnovato impegno sarà quella Malebranche. dei malebranche, e che hanno il compito, diciamo chi sono i Ma sì, ma malebranche. dai, diamo per scontato che tutti quanti i nostri amici lo sappiano, no? Anche i Comunque, nostri amici ingegneri lo sanno. vabbè. Ma certo, lo sanno tutti. Comunque, vabbè, tanto per ricordarlo, perché sicuramente hanno studiato tutti bene. Non tutti hanno fatto il liceo classico, Ma pure vero? chi l'ha fatto, vabbè. Comunque, i malebranche, per capirci, sono i diavoli che si trovano al 21° canto, nelle male bolge e che si occupano di alcune categorie di peccatori. Diciamo che quelli che a noi interessano in questo momento sono i barattieri, che però non sono come li intendiamo noi modernamente quelli che fanno i baratti. Sì, fanno anche baratti, ma nella Firenze del 300 erano baratti politici, diciamo, no? Sì, no, erano proprio barattieri nel senso di malversazione, distrazione, peculato, insomma. E non so quanti reati che la magistratura e anche la nostra procura di Frosinone Diciamo dovrebbe. vizietti che in questa nostra Italia di così ricca e lontana storia continuano nel tempo a perpetrarsi, eh? Da una repubblica Da una all'altra, repubblica da una all'altra. repubblica all'altra. E quindi si perpetuavano anche nei vari priorati di Dante Alighieri. Oh, guarda un po', non è cambiato nulla. Ci siamo scelti anche, diciamo, ci siamo, come dire, abbiamo deciso di impersonare due di questi malebranche. Certo, Scarmiglione sono io, per le caratteristiche, diciamo, della mia capigliatura. della capigliatura, e invece a me, chissà per quale motivo, mi piace il nome Ti va Graffiacane. bene, Graffiacane. Graffiacane, anche se mi mangio le unghie, comunque va Ovviamente bene. i malebranche, insomma, non erano soltanto due formati da due diavoli, ce ne erano altri, quindi cercheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di radunare la banda, diciamo, no? I Esatto. malebranche. Poi tra l'altro ce n'è uno che ha il cognome di una famiglia di Frosinone, i Calcabrine. E beh, là è proprio, come dire, d'ufficio, Noi i Calcabrina. Calcabrine in generale come famiglia li, come si dice, Arruoliamo li arruoliamo proprio, d'ufficio. coscritti proprio, Esatto. esatto. E poi cerchiamo, insomma, gli altri, come i Blues Brothers, che dovevano riformare la banda, no? Dobbiamo riformare la banda. Oh, dopodiché, va bene, senza che adesso entriamo, che rubiamo il mestiere a insigni dantisti, eccetera, però diciamo che il compito dei malebranche che si occupano dei barattieri è quello di tenerli nella pece bollente. Appena tentano di sbucare fuori dalla pece bollente, noi con i nostri artigli li arpioniamo e li ributtiamo nella pece bollente dove meritano di stare per l'eternità. Facendo in maniera tale da non commettere lo stesso errore dei nostri colleghi malebranche
danteschi, nel senso che poi alla fine si azzuffano tra di loro e cascono. E cascono. No, noi cercheremo di, insomma, di non cascarci, di non parlare troppo con tanti amici, i quali tentano in tutti i modi di giustificare detti gli apologeti, quindi malebranche, e poi vabbè, siete malebranche potenziale che vi trovate, siamo pronti ad arruolare anche voi. Tu dici? Beh, insomma, speriamo che se ne presentino. Ah sì, ma non tra i peccatori, non tra i barattieri. No, assolutamente. Anche perché, insomma, per artigliare tutti quanti i barattieri in questa penso che ci vuole un esercito proprio notevole, insomma, di malebranche. Quindi abbiamo bisogno di tutti. I want you. We want you. We want you. Va bene. Okay.